stata la prima fila di tufi che ho realizzato durante questi giorni di lavoro. Stamattina invece è stato Antonio che mi ha dato un piccolo suggerimento per alzarsi sui pilastri. Chiaramente non sono ancora attaccati insieme con la malta, ma semplicemente appoggiati, giusto per farmi capire la direzione dei pilastri e come posizionare sfalsati i tufi. Ma questo lo sapevo già in realtà, però mi sta dando sicuramente una mano. Siamo Nick, Fra e Oceano e pochi anni fa abbiamo lasciato il nord Italia per vivere una vita più lenta sulle spiagge pugliesi. Abbiamo abbandonato stress e ansie della società e abbiamo acquistato una vecchia casa sulla spiaggia, senza gas, senza acqua né fogna. Un vero e proprio rudere circondato da natura incontaminata. Ora la stiamo ristrutturando con le nostre mani, ma i problemi sono sempre dietro l'angolo. Il nostro obiettivo è quello di vivere in autosufficienza a contatto con la natura. Tieni. Questo muro per me rappresenta una grande sfida, forse la cosa più grande e difficile che ho fatto finora. Primo perché non ho mai realizzato opere di muratura così grandi e impegnative, e poi perché a 31 anni sono riuscito a mettermi nuovamente in gioco per conoscere e imparare nuove cose, ma anche per mettermi alla prova su ciò che sono in grado di fare. Anche se il risultato finale non sarà qualcosa di particolarmente preciso e perfetto, per me avrà un grande valore perché mi ricorderà sempre queste torride giornate passate a spostare tufi e impastare malta. Ogni tanto mi fermo all'ombra di una pianta di fico e penso ai miei coetanei, persone conosciute durante la mia prima vita da adolescente, alle loro vite nelle grandi metropoli, ai loro lavori e ai loro sacrifici, e per alcuni istanti mi sento schiacciare completamente dalle loro scelte di vita così giuste, tra virgolette. Mentre io sto buttando i miei anni migliori qui a ristrutturare una casa su una spiaggia abbandonata da Dio. Ma fortunatamente questa sensazione dura poco, perché la mia storia è la mia storia e ci sono un'infinità di aspetti positivi legati alle mie scelte, e mai nella vita mi sono sentito più convinto di ciò che sto realizzando ora. Potete vedere già la differenza. Questa è una vecchia tecnica utilizzata da dei costruttori locali che mi è stata suggerita non dal muratore ma da un conoscente. Praticamente vedete la differenza dalle fughe da questa parte, com'è pulita, sottile, omogenea, che non ingombra la vista, e invece poi guardate queste come risultano più grandi, più larghe, più sporche. Praticamente sì, una volta che si è finito di realizzare il muro, però quasi subito dopo, mentre sta asciugando ancora la malta, si prende un pezzo di tufo, magari rotto, liscio, dalla parte liscia, si sfrega contro le fughe. Guardate, guardate questa differenza. Buongiorno, sono arrivata in cantiere da 10 minuti per la costruzione del muro e ho già rotto un tufo. E Nicolas sta bestemmiando.
Non hai messo un po' di quella del sacco? Sì. Stavo tagliando questo pezzo di tufo e ho incontrato questa conchiglia all'interno del tufo e mi sono fatto queste due domande. La prima è: chissà quanti milioni di anni ha questa conchiglia per essere all'interno di un tufo scavato in una cava qui in Puglia? E la seconda è: quindi le case sono fatte di conchiglie? Ormai diciamo che al terzo giro di tufi ho capito di preciso come voglio che vengano le fughe, la finitura delle fughe, che non è un dettaglio da poco, perché ad esempio i muri di confine che ho con le altre proprietà sono fatti con la stessa tecnica, tufi su tufi con malta diciamo come giunzione e come fuga, però sono veramente orribili, cioè sono completamente lasciati grezzi senza prendersi particolare cura delle fughe, ed è quello che sto facendo. Ho sperimentato questa tecnica, che sicuramente non è diciamo quella più utilizzata perché è una grandissima perdita di tempo, però alla fine la finitura è esattamente come la voglio, rimane un centimetro solamente di riga. Adesso lasciate perdere questa zona che è umida, quindi, e poi utilizzando la tecnica dello sfregamento con un altro pezzo di tufo, questo ormai lo sto sperimentando già dal secondo giro e il risultato è veramente incredibile. Vedete? Track. Sì, penso che sia arrivata a maturazione completa, secondo me. Sta facendo dei fiorellini gialli, ma secondo me devono ancora, diciamo, sbocciare del tutto. E qui sotto, tra l'altro, è proprio completamente appassita. Ogni volta che la guardo mi mette tristezza. No. Sì, infatti una battuta. Quindi il solaio è completamente finito. Antonio in questi giorni non sono riuscito a filmarlo, è riuscito anche a portare a termine tutta la riposizionamento delle chianche vecchie e nuove che abbiamo integrato. L'abbiamo anche isolato mettendo dei pannelli XPS sotto le chianche in modo tale che ci sia come se fosse un cappotto sopra il tetto nuovo. Domani mattina arriverà la gru che posiziona l'impianto solare termico,
che ci consentirà di avere l'acqua calda completamente gratuita, chiaramente utilizzando i raggi solari, e andrà posizionato in quella zona dove attualmente c'è posizionato tutto il materiale che è stato utilizzato per la finitura del solaio. Quindi va spostata tutta la sabbia e spostati i tufi che sono avanzati dal rifacimento di tutto il cordolo perimetrale. Domani mattina presto arrivano, non vedo l'ora, perché si tratta già del primo impianto vero e proprio che ci consentirà di essere autosufficienti. Ok, è giunto il momento di spiegarvi un po' come intendiamo nell'imminente futuro, perché già alcune cose ci arriveranno nei prossimi giorni, di come intendiamo diventare autosufficienti dal punto di vista energetico, acqua, gas, luce, eccetera. Per quanto riguarda il cibo, quello chiaramente sarebbe un progetto troppo grosso. Sicuramente in futuro vi abbiamo già raccontato che faremo un orto e via dicendo, però dal punto di vista energetico secondo me è molto interessante capire come è possibile diventare autosufficienti, perché è estremamente possibile, è fattibile. Sicuramente in un contesto come il nostro è molto più facile, perché ad esempio la nostra casa presenta un pozzo che poi è esattamente in questa posizione qua, dove ha davanti il pozzo reale, e questo invece è il vano tecnico della pompa. E questa chiaramente è una planimetria a grandi linee di quello che è la casa, quindi questa è l'abitazione. Da questa parte invece c'è tutto il terreno di nostra proprietà, e davanti quello che è il giardino e l'ingresso. Quindi, per farvi capire, ormai penso che vi saprete orientare. Avendo il pozzo nella proprietà è molto più semplice, perché già staccarsi da quello che è l'acqua in una casa normale, in un paese, in una città, è molto complesso. In questo caso, avendo il pozzo, sarà facile installare, penso, in questa zona una sorta di cabina all'interno della quale ci sarà un addolcitore che permetterà l'acqua, essendo molto vicini al mare che è su questo lato, desalinizzare sostanzialmente l'acqua e renderla usufruibile a tutta la casa. Questo vuol dire che se noi utilizzeremo adesso l'acqua pescata dal pozzo per fornire a tutte le richieste di servizi all'interno della casa, andremo a usurare parecchio tutto quello che sono le tubazioni, le forniture, ad esempio i rubinetti, ma anche tutti gli elettrodomestici. Per fare questo, appunto, dobbiamo servirci di un addolcitore.
che ci permetterà di utilizzare l'acqua. In base al macchinario che installeremo, probabilmente riusciremo a fornire anche acqua potabile. Questa cosa è fondamentale perché se vogliamo essere completamente autosufficienti, avere l'acqua potabile in casa direttamente dai rubinetti sarà sicuramente di vitale importanza. Quindi sicuramente gran parte di questo lo dovremo al fatto che è un pozzo artesiano, cioè che va a pescare l'acqua nel sottosuolo, nella prima falda disponibile c'era già. Quindi dovremo solamente applicargli questo macchinario che la renderà potabile o comunque utilizzabile all'interno della casa. Ma c'è un altro piccolo problema da tenere in considerazione riguardo al pozzo, e si unisce a un'altra servizio di cui noi non abbiamo bisogno, che è la fogna. Staccarsi dalla fogna all'interno di un paese, di una città, è illegale, chiaramente non si può fare, ma perché noi lo facciamo? In realtà perché non possiamo fare altrimenti. La fogna all'interno della nostra casa non arriva nella zona dove siamo, quindi siamo obbligati ad installare un pozzo a dispersione. Nel nostro caso c'è già. Sostanzialmente la sua funzione è disperdere tutto quello che sono i liquami prodotti dall'utilizzo dell'acqua, quindi le acque di scarico prodotte dalla casa nel terreno. La prima cosa che si pensa è che si inquina sostanzialmente il terreno. In realtà dipende dallo stile di vita che si ha. Noi in generale cerchiamo di utilizzare prodotti naturali, quindi non a base di inquinanti. Potrebbero appunto dare a inquinare il terreno, soprattutto per la doccia, per il lavaggio del corpo, dei capelli, ma anche per la pulizia dei prodotti di casa. Stiamo cercando di migliorare, chiaramente non tutto quello che utilizziamo è ecosostenibile o impatto zero, però cerchiamo di farlo. Ma non tanto per essere diversi, anche in questo caso, per andare a vivere in questa casa dobbiamo essere il più ecosostenibili possibili per avere impatto zero, ma anche per un altro motivo. Il motivo principale, in realtà, che si collega direttamente all'utilizzo dei prodotti ecosostenibili, è dato dalla vicinanza tra il pozzetto IMOF, sostanzialmente la nostra fogna, con il pozzo artesiano con la quale andiamo a fornire la casa dell'acqua necessaria. Sono molto vicini. Il pozzo all'incirca va a prendere un'acqua a una quota di meno 6 metri. Il pozzetto IMOF della dispersione delle acque nere invece è molto più in alto. E questo chiaramente dà subito un segno di allarme, perché le acque nere disperse nel terreno dal pozzetto di dispersione vanno sicuramente ad intaccare quella che è l'acqua utilizzata e pescata dal pozzo. È un problema. Per fare questo, quindi, dobbiamo per forza di cose installare un addolcitore che ci andrà a pulire completamente l'acqua che forniamo in casa. Io penso che anche se dovessimo andare a rendere potabile l'acqua, non so realmente quanto la berremo. Non lo so, dovremo andare a verificare, faremo delle analisi chimiche per capire veramente l'acqua quanto è stata purificata. L'unico servizio invece che ci fornisce lo Stato e per la quale paghiamo delle bollette tuttora è l'energia elettrica, di cui abbiamo un palo della corrente esattamente la nostra proprietà, che ci fornisce elettricità a tutta la casa tramite un cavo. Questo è bypassabile, sì, in futuro, io penso non prossimo, perché un impianto fotovoltaico fatto veramente bene su misura della casa sicuramente ha un costo molto elevato che attualmente non possiamo permetterci, quindi sicuramente per i primi periodi, per i primi mesi, ma forse per i primi anni utilizzeremo le bollette della corrente, quindi la corrente fornita dallo Stato, ma una cosa l'abbiamo già bypassata e arriverà nei prossimi giorni, ed è sostanzialmente un pannello solare non fotovoltaico che andremo ad applicare al tetto, quindi sul tetto verrà montato. Sono tre pannelli solari con un grande boiler alle sue spalle, quindi è una cosa purtroppo non molto estetica, ma che giova tantissimo alle finanze ma anche all'impatto ambientale. Questi tre pannelli vanno a scaldare questo boiler nella quale è contenuta dell'acqua, acqua che chiaramente peschiamo dal pozzo. Quest'acqua si riscalderà tutto l'anno, perché dove viviamo chiaramente c'è parecchia luce. C'è da precisare che all'interno del boiler è presente una serpentina collegata all'elettricità, quindi ad esempio d'inverno, se dovesse essere che se non ci sarà abbastanza sole che permetterà di portare a temperatura l'acqua all'interno del boiler, il boiler fungerà appunto da boiler, quindi andrà a scaldare l'acqua a sua volta per fornirla alla temperatura richiesta. Secondo, diciamo, dei pareri che ho avuto da delle persone che vivono qui in zona,
mi hanno detto che non sarà necessario, anzi durante l'estate probabilmente ci sarà la necessità di coprire uno o due di questi pannelli, appunto per evitare il troppo surriscaldamento del boiler e dell'acqua al suo interno. Questo è il primo, diciamo, opera di autosufficienza che andremo a realizzare, arriverà nei prossimi giorni. Siamo molto eccitati per questo, perché è un piccolo passo, veramente piccolo, l'acqua calda, però si inizia dalle piccole cose. In un futuro invece mi piacerebbe avere un bel impianto fotovoltaico che mi permetta di essere disconnesso completamente da tutti quelli che sono i servizi offerti dallo Stato, in primis per non avere bollette, ma non avere bollette significa anche essere completamente autonomi, cioè se dovesse succedere qualcosa, una guerra, una qualsiasi cosa, dovesse interrompere la fornitura di questi servizi, noi potremmo continuare a mantenere il nostro stile di vita senza dover, diciamo, chiedere niente a nessuno. Per quanto riguarda il cibo invece, quello sicuramente è un argomento molto più chimeristico, oserei dire, perché ho il grande desiderio di mettere in questa zona, dietro, diciamo, i grandi alberi che ci sono, che dividono il terreno, dove sto realizzando il muro, che è esattamente dietro gli alberi, state vedendo in questi giorni. Qua ci sarà il muro con un portone che divide la nostra proprietà, il giardino, da quello che è il terreno. In questa zona vorrei andare a realizzare un grande pollaio, già nei prossimi mesi questo sarà sicuramente un progetto che mi piacerebbe portare a termine, e in modo tale da avere almeno quel tipo di, diciamo, di attività che ci potrà portare delle uova, come saranno magari dei conigli per la carne oppure qualche capra per il latte, vedremo in futuro, però essere completamente autonomi dal punto di vista cibo sarà molto difficile, anche perché non siamo vegetariani, già Francesca si è resa disponibile. Anche quello spero nei prossimi mesi, a realizzare insieme a me non un orto ma bensì una grande serra che verrà approssimativamente in questa zona. Una serra apribile che potremmo sfruttare d'inverno chiudendola magari con dei pannelli in modo tale da aumentare un po' di temperatura, anche se sotto i 5 gradi qua non scende mai. Una serra che sarà in grado di produrre tutto quello che abbiamo bisogno, il nostro fabbisogno di verdure e frutta, visto che siamo grandi, comunque grandi consumatori, nonostante non siamo vegetariani, ma diciamo che il 70% della nostra alimentazione è basata su vegetali, e quindi frutta e verdura. Quindi una grande serra sarà indispensabile per il nostro stile di vita. Diciamo che però, al di là del cibo, per quanto riguarda gli impianti e le forniture elettriche, il gas, come avete visto, non c'è, l'acqua non ne abbiamo bisogno perché c'è il pozzo, la fogna non abbiamo bisogno perché abbiamo un pozzetto di dispersione, tutto quello che sono gli elettrodomestici, anche il piano cottura avrà bisogno esclusivamente di elettricità perché sarà un piano induzione, l'abbiamo già avuto in passato, ci siamo sempre trovati bene. Per i primi mesi, se non per i primi anni, ma spero pochi, tutto quello che avremo bisogno sarà acquistare la corrente dallo Stato. L'alimentazione sarà sicuramente un secondo passo, è una cosa che sogno molto, necessita di molto più lavoro rispetto alle forniture perché c'è bisogno di coltivare, quindi studiare come coltivare gli ortaggi, la frutta, nel modo giusto, nel modo corretto per non rovinare il terreno e per non produrre cose di non qualità, ma soprattutto gli animali, che Francesca è molto titubante ma io ci spero tanto. Partiremo dalle galline, partiremo da poche galline per poi magari aumentarne di numero, vediamo un attimo quanto impegno ci richiede e poi chi lo sa. Uno.
arrivati a quel fatidico punto. Il solare termico è stato montato, non ancora collegato, perché prima vogliamo sistemare tutto il discorso potabilità dell'acqua del pozzo per non rovinare chiaramente l'impianto che abbiamo appena installato. Domani inizierà l'elettricista a realizzare tutto l'impianto elettrico della casa, perché come vi ho detto già dall'inizio dei lavori, purtroppo sono delle lavorazioni che necessitano la competenza di una persona che sa fare queste cose veramente bene. Non voglio improvvisare impianto elettrico ed idraulico e fare una cosa approssimativa che magari sì riesco a farla, ma poi alla fine non è ottimale e magari mi fa riscontrare dei problemi durante il tempo. Quindi però devo tracciargli tutte le posizioni di tutte, diciamo, le utenze di cui ho bisogno, e per farlo bomboletta e pennarello indelebile. E poi devo sicuramente dare una bella sistemata a tutta la casa, perché è completamente sotto sopra. Di papà? Papà? Come faccio a misurare di preciso quant'è? Il pianale cos'è? Allora, 150? Che misura è che non leggo? Fino alla prima 140 riga. Questa la riga è 134 e mezzo. 100? 34 e mezzo.